11 meno 10, sono riuscito miracolosamente anche oggi ad arrivare all'Università di Salerno, di Fisciano. Iniziamo a volantinare, giorno di parecchi di volantini. Faccio, dove sto? Ah, ma sto davanti all'Università di Fisciano dopo i volantinaggi di novembre 2022 e di marzo 2023. Il giorno del Corpus Domini sto qui di nuovo. La Madonna mi accompagni in questo grande volantinaggio davanti all'Università di Salerno Fisciano. Amen. Si inventa di tutto per rendermi la vita difficile. Mo' potrebbe essere un caso. Ha messo queste delimitazioni tra una parte e un'altra dell'ingresso principale dell'università. Se vi ricordate, a novembre a marzo passavo da una parte all'altra dando i volantini anche alle macchine e cose. Mo' praticamente devo passare nelle fessure oppure cose. Vedete? Mi deve sempre creare problemi. Amen. E li supero. Amen. Deve creare sempre problemi su problemi. Oh, non riesco a fermare tutto qua, le limitazioni che vi ho fatto vedere. Non riesco a passare dal passaggio pedonale al passaggio delle macchine in motofacile, però lotto e combatto fino alla fine, sempre. Amen, sono un cocciuto, un testardo, amen. Propongo un giochino, eh? Il 9 marzo 2023, giovedì 9 marzo, quando ancora Christian stava in Italia, io venni a volantinare qui, il pomeriggio. E butta giù l'università. Mi hanno riferito che dopo un mese, dopo Pasqua, il 9 aprile, hanno messo queste delimitazioni. Comunque una coincidenza? No. Per impedirmi praticamente di fermare tutto il traffico e per crearmi problemi. Quindi glielo smonto lo stesso. Glielo smonto lo stesso perché sono testardo, testardo cocciuto come il muro. Peggio il muro, se spacco il muro non la mia testa. Amen. 11:30 vi racconto una bella scena. Tre babbei insieme a una ragazza. Ragazza, io non sono qui, noi non siamo d'accordo per la negazione di un diritto. Benissimo, il diritto a uccidere. Mentre loro parlavano, disquisivano 26-27 la media, e anche io facevo così da babbeo. Magari avessi trovato uno che veniva a dire queste importantissime cose davanti all'università. Probabilmente non mi sarei svegliato a 34 anni, ma molto prima. Queste ragazze hanno una grande opportunità. Quale pazzo va a volantinare davanti all'università? Quale in Italia? Quale? Chi? Cosa? Contro l'aborto. Solo Gianluca Martone, amen. Problema. A mezzogiorno meno 10. Un ragazzo mi ha detto, è una cosa ovvia, è chiaro, non è mai la soluzione, del volantino. Perciò vengo qui, per trovare persone che la pensano come me e per andare a pigliare altri ragazzi non a prima volta. Ma se tu non mi chiami, quello è il problema. Per fare quel numero, ci vuole forza spirituale, generosità e cose. Quello è il problema. E quello è il problema. Ma oggi devi pensare. Amen. Il babbeo della giornata, un ragazzo, sono mezzogiorno e 2 minuti, mi ha detto, avevo letto i volantini, ma vaffanculo. Cioè, quando vedo un uomo che non accoglie la vita della sua donna, di sua donna che sta aspettando un figlio su, mi scendono le cosette fin sottoterra. Amen, preghiamo per lui, amen. La giornata dei babbei ragazzi, un ragazzo mi ha fermato con la macchina, cioè, ha detto, ma questo può andare a Natale, perché l'aborto serve? L'aborto serve per un imbecille come a te doveva servire, così praticamente avevamo un idiota in meno sulla faccia della terra, praticamente. Questa è la verità purtroppo, questa è la nuda e cruda verità, un mondo di idioti, di egoisti, di idioti, perché loro non sono abortiti. Perché praticamente questa esperienza praticamente tanto cambia, chi li morano, che me ne fotta a me. Questo è il problema, amen. Aleggiata vipera della giornata, dove praticamente il volantino è una ragazza nella macchina insieme al fidanzato, sicuramente. Non ti permettere più a darmi questa roba. Chiaro? Ma vaffanculo. Meravigliosa, con quella leggiata voce praticamente dall'oltretomba dell'inferno. E io rido perché. Grazie a Dio, sono in una situazione di grazia eccezionale. Basta che non manca la messa. Amen. Due ragazze che mi sorridono, che mi hanno sorriso, e ti voglio vedere qui a guadagnare con me pure 10 minuti, praticamente. Perché una vostra coetanea, pochi minuti fa, mi ha chiamato stronzo, vaffanculo, non ti permettere più di darmi sti volantini. Non si fa così. Si fa così. Venite qui a volantinare, per cortesia. Perché questa è una cosa che mi dicono che io non ho l'utero, allora voglio avere delle giovani qui che difendano la vita. Grazie a Dio, oggi è Corpus Domini, festa grazia, Signore, festa grazia. Amen, sto miracolo è Dio. Amen. 1-10, ho terminato il volantinaggio, un volantinaggio tranquillo, i soliti insulti praticamente. Beati voi quando vi insulteranno, vi oltraggiranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Relegatevi, esultate perché grande è la vostra ricompensa, dice il Divino Allegro.
praticamente. Spero che quel ragazzo mi chiamerà. Come anche oggi. La gloria di Gesù di Maria. Amo. Le discepline ci sono tornate da Avellino. Stavano volando tutti, quanti i volantini alla ferma dell'autobus. Io stavo un po' più sotto, se stavo un po' più sotto a fare. La prossima volta mi sposto a metterla. Volavano tutte le parti, una marea volantina. Se ne faccio un miracolo che non avrebbe fatto una valida, se non dovevo andare a pigliare, ditemelo voi. Andiamo a Avellino, prendiamo. Siamo qui sotto casa, grazie a Dio, sei ne salvo praticamente. Mi ho reso credere a Dio oggi, ci facciamo una bella doccia e tutto, e poi dice andiamo a servire la messa ultracatacombale del Corpus Domini. Amen.